Salve, questa lezione si compone di due video. Nel primo analizzeremo il pane, vedremo gli elementi che lo costituiscono, le materie prime, e analizzeremo la storia di questo fantastico prodotto. E nel secondo video invece parleremo della propria realizzazione, della panificazione vera e propria. Ok, iniziamo. Che cos'è il pane? Il pane è un prodotto ottenuto dalla totale o parziale cottura della pasta lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito. Sono questi gli elementi fondamentali. Ad essi si aggiunge anche il sale, ma sappiamo benissimo che le tipologie di lievito, ma anche l'aggiunta o meno del sale e soprattutto le caratteristiche della farina e i tipi di cereali utilizzati per produrre quella farina sono molteplici, sono davvero tanti. Inoltre possiamo aggiungere ingredienti, specialmente le spezie, che vanno ad aromatizzare un pochettino il pane e vanno a creare altri tipi di pane. Se aggiungo ingredienti oltre quella che è la ricetta tradizionale, vado a creare altre ricette. Quindi mi raccomando, quando parliamo di pane, il pane classico si compone di farina, acqua e lievito, aggiunto o meno di sale. Questa foto è stata scattata da me qualche anno fa a Pompei. Usando un po' l'immaginazione, io riesco ancora a percepire i profumi legati al prodotto pane. Addirittura Pompei è fantastica, consiglio a tutti di andarci perché ci sono delle testimonianze dell'enogastronomia pompeiana e soprattutto romana, delle civiltà antiche che sono passate attraverso la fantastica città di Pompei ancora oggi in piedi e che ci regalano delle sensazioni incredibili. Questo è un forno per il pane. Questa era la panetteria classica dove veniva macinato il grano, veniva impastato, veniva cotto e distribuito. Con la fantasia possiamo ancora vedere le donne pompeiane che andavano a comprare il pane la mattina. Non è cambiato nulla, sono mutati gli strumenti, sono cambiati gli spazi, logicamente la tecnologia è avanzata, ma tutto è rimasto quasi identico a tanti secoli fa. Partendo dalla preistoria, in questa immagine è delineata, come, veniva prodotto il pane. L'uomo scoprì presto che poteva cuocere e soprattutto poteva fare degli impasti, mischiando polvere di ghiande, polvere di altri semi con l'acqua e creando questa sorta di un prodotto molto duro, simile a una focaccia. In questa immagine è molto bella in questo disegno viene proprio riprodotto la fase dell'impasto. Secondo le metodologie della preistoria, quindi non c'era l'HACCP, ragazzi, non c'era. Questo forno che potete osservare è vivo, è ancora presente in molti musei che trattano elementi preistorici. È un forno costituito da una cupola, soprattutto era di argilla, poi col tempo l'uomo iniziò a lavorare la pietra, dove già aveva capito che l'uomo aveva percepito che non bastava solo cuocere mettendo gli elementi su una superficie rovente, ma poteva creare una struttura, una camera dove poter controllare anche la cottura. Con il tempo poi la tecnologia è avanzata e le testimonianze che ci arrivano oggi da babilonesi e egizi ci fanno capire che il mestiere del panettiere, del pastaio e del fornaio erano mestieri molto forti, molto presenti in queste civiltà antiche. Molto carina anche sapere che prodotti come il pane camminavano quasi sullo stesso binario della birra. Le civiltà che per prime hanno evoluto il concetto della quella focaccia dura della preistoria mutandolo nel prodotto pane sono le stesse identiche civiltà che hanno creato e perfezionato la bevanda birra. Sono anche gli stessi ingredienti, se ci pensiamo.
Con il tempo i Greci e poi i Romani perfezionarono proprio la tecnica, formando quelle che sono ancora oggi le nostre pagnotte. Il pane si era costituito come era diventato il prodotto, uno dei prodotti cardini. Il pane faceva tavola. E alcune religioni, anche la nostra, identificano nel pane il simbolo della vita, della distribuzione, dell'uguaglianza. Quando ci si siede a tavola, si distribuisce il pane, il patriarca, il capofamiglia lo spezza e lo dà a tutti. La frase storica legata al pane è legata al lavoro. Quando si dice io posso portare il pane a tavola, vuol dire garantire un benessere, un livello di benessere tale per la famiglia ed è molto molto importante. Proprio nella civiltà greca e nei romani poi si va a delineare e a costituire la base per poter dire il pane simbolo della civiltà occidentale. Il Medioevo, un'epoca affascinante. Quando frequentavo le scuole medie, si usava il termine Medioevo epoca buia. Con il tempo, per fortuna, come tutte le cose belle, anche la didattica si è evoluta. E ora io non trovo, difficilmente trovo testi dove al Medioevo è legato il termine epoca buia in maniera così forte come quando andavo io a scuola. Tant'è vero, il Medioevo, sia per l'arte, che per la cultura e per l'enogastronomia è stata un'epoca importantissima, un'epoca fantastica, dove gli ingredienti, i procedimenti, i mestieri si sono evoluti. Il frumento divenne un lusso, ovviamente, perché faceva parte di alcune lobby, come i religiosi, ma anche i monarchi, i sovrani e i nobili. Tuttavia, poter garantire il pane era una cosa anche accessibile ai contadini. L'assurdo è che per secoli il pane bianco era simbolo di ricchezza e il pane integrale era simbolo di povertà. Ma nel Medioevo non era così e anche adesso c'è un ritorno alle origini. Compralo un pezzo di pane integrale e dimmi oggi a quanto lo paghi. Fino a un decennio fa il pane integrale era ancora visto come un pane che non veniva consumato. Poi, come vedremo, ora che analizzeremo gli ingredienti che costituiscono il pane, non è affatto così. Poi, col tempo, l'evoluzione, il passare della storia, già dal XVIII secolo avevamo dei forni che potevamo controllare sia per temperatura che per umidità. È logico che poi c'è stata anche una rivoluzione industriale che ha messo in moto meccanismi di inventiva, soprattutto è stata inventata l'impastatrice. L'impastatrice che ha snellito notevolmente il lavoro dei panettieri, rendendo ancora di più accessibile e rendendo ancora più complesso il prodotto pane. Se a questo poi abbiniamo che sono stati separati, Pasteur riesce a separare i lieviti, a identificarli e più tardi si creano anche dei lieviti artificiali, il prodotto pane diventa qualcosa di davvero, davvero complesso. Quali sono gli elementi che costituiscono il pane? Certamente l'acqua. L'acqua è simbolo di vita ed elemento base del nostro universo conosciuto. Senza acqua anche noi siamo costituiti d'acqua. Poi abbiamo la farina e il lievito e il sale, ma non è detto che debba metterci per forza il sale. Analizzando la farina viene ottenuta dai cereali. La maggior parte dei cereali è costituita in questo modo. Abbiamo la crusca, che è il cappottino che protegge un pochettino gli elementi più termolabili, più deboli, che tendono a denaturarsi molto presto. La crusca fa da sorta di cappottino. La buccia esterna contiene fibre antiossidanti. I pani ora integrali contengono anche crusca, un elemento importantissimo alla base della dieta del benessere.
Mangiare un pane ricco di crusca, quindi multicereale o integrale, ci permette di pulire il nostro intestino. Infatti le fibre, gonfiandosi ci danno un senso di sazietà e vanno anche a pulire, non potendole assorbire, il nostro organismo non assorbe totalmente, le fibre, noi le espelliamo, espellendole con le feci andiamo anche a pulire quello che è il nostro intestino. Fino a qualche anno fa, i cereali, soprattutto quelli integrali, veniva totalmente eliminato la crusca. Ora ci sono varie scuole di pensiero, varie farine della stessa farina e si sono molteplici varietà. Degli stessi cereali si ottengono tantissimi prodotti. Poi abbiamo l'endosperma. L'endosperma è ricco di amido e di proteine che poi andranno a costituire il famoso glutine, che poi vedremo più avanti. Mi riservo di creare un'altra video lezione inerente specifica per la celiachia. Che cosa succede? L'endosperma viene rotto, poi viene macinato e si producono le farine. Poi all'interno abbiamo la parte finale, il germe prezioso perché contiene tante vitamine e sali minerali. E il problema qual è? Il problema complesso della produzione delle farine era legato alle macchine. Prima noi producevamo farina con macchine che erano costituite da elementi in pietra, poi col tempo l'evoluzione tecnologica ha creato altri materiali che però durante il processo di produzione andavano a scaldarsi e andavano anche a denaturare e a cambiare proprio i legami, a cambiare le componenti chimiche, a far perdere le vitamine, i sali minerali, la parte più bella che c'era all'interno della farina. Ora abbiamo delle macchine che tendono a raffreddarsi nel processo di impastamento e anche nel processo di macinazione, che non vanno a scaldare troppo l'impasto, garantendo appunto a noi consumatori un prodotto totalmente diverso da quello che avevamo fino a pochi anni fa. Poi abbiamo l'acqua. L'acqua è necessaria, è preziosa, è importantissima per la formazione del glutine e senza non possiamo proprio impastare, la farina non diverrebbe impasto. È essenziale soprattutto anche per la crescita e la moltiplicazione dei lieviti. Il lievito è un microrganismo e anche noi viviamo con acqua, anche lui vive con acqua. E all'interno dell'acqua io da cuoco insegno ai miei ragazzi che se devono impastare devono sciogliere alcuni elementi nell'acqua. Io faccio sciogliere il sale, faccio sciogliere l'eventuale zucchero, dipende dagli impasti, e anche il lievito. Ovviamente poi ci sono dei procedimenti, delle tecniche. Sul mio blog trovate anche la ricetta su come fare sia pane che pizza. La quantità di acqua cambia, muta. Oggi dei pastai, dei pizzaioli, dei panettieri riescono a spingere il grado, la percentuale di idratazione a delle cifre pazzesche, delle percentuali che prima non era impensabile, proprio perché ci sono delle farine adatte e soprattutto delle tecniche particolari. Poi c'è il lievito, ormai l'industria ci ha insegnato a noi tutti la pasta madre, il lievito madre. Fino a qualche anno fa anche io a casa quando faccio la focaccia o la pizza uso lievito di birra, difficilmente pasta madre. Anche se in commercio troviamo dei prodotti validissimi di pasta madre liofilizzata, disidratata. Qual è la differenza? Lievito di birra è ottenuto dalla fermentazione della birra o anche di altre sostanze. Oggi viene prodotto dalla melassa, che è lo zucchero, che è la parte dello zucchero della barbabietola, che ho ottenuto, perdonatemi, dallo zucchero della barbabietola. In commercio troviamo il classico panetto che si scioglie in acqua, ma troviamo anche lieviti di birra liofilizzati in polvere. Le percentuali di utilizzo, le grammature cambiano in base alla lievitazione, se la voglio più spinta o più naturale, ma anche in base al tipo di farina, ma anche proprio allo stesso, alla diversa tipologia di lieviti di birra che vado a utilizzare. Poi abbiamo la pasta madre, si chiama madre, io mi riservo una lezione interamente sul lievito madre, però voglio introdurre questo fantastico prodotto. Il lievito madre si è sempre utilizzato, ancora oggi pasticcerie, pasticceri, panettieri hanno e conservano gelosamente, io ho avuto modo di poter lavorare di un lievito madre di 250 anni fa.
si conserva in determinati modi, ci sono determinate tecniche, si chiama madre, ma in realtà io penso sempre che chi lo custodisce è il padre, il panettiere, il pizzaiolo, chi è il detentore, il custode di questa sostanza che potrebbe da un momento all'altro morire è il papà. La mamma si chiama lievito madre perché poi va a comporre, a far nascere i suoi figli, che sono gli impasti che vengono lievitati. Sostanzialmente si tratta di un impasto che ha delle componenti, viene conservato in un modo particolare, c'è questo start della lievitazione, c'è una stimolazione, un rinfresco, ci sono determinate tecniche che mi vanno a creare poi il prodotto lievitato. Concludiamo questo video. Nella seconda parte di questa lezione parleremo della panificazione.